Una palestra per tutti, non solo per i supereroi, che ha festeggiato il primo anno di attività in perfetta sintonia con il contesto che la ospita, il centro servizi di Ecovillaggio Montale. Centro Motoria promuove l'attività fisica per il benessere delle persone, di tutte le persone, non solo dei residenti nel quartiere Green, che vuole continuare a crescere all'insegna della sostenibilità vera. Siamo veramente contenti perché quello che noi ci eravamo prefigurati si è realizzato. I ragazzi sono bravissimi, la clientela è super soddisfatta, quindi quel percorso che ci deve accompagnare in uno stile di vita più sostenibile, chi vuole lo può realizzare con persone estremamente competenti e nel luogo dove è un po' più facile fare sforzi, perché comunque abbiamo progettato in base alla bioarchitettura, quindi salubrità, luminosità degli ambienti aiutano anche a fare maggiori sforzi. Beh, quindi è tutto collegato alla fine, voglio dire, il rispetto della natura e delle risorse che sfruttiamo bene grazie alla progettazione che è stata fatta qui per le abitazioni, anche per la palestra, ma alla fine diventa un sistema che coinvolge il benessere delle persone, appunto. Proprio questi sono i temi che sono alla base della progettazione di un ecoquartiere che deve portarci in un mondo che è totalmente cambiato e dobbiamo assolutamente ritrovare quella connessione con gli elementi naturali che ci danno benessere, ci permettono di spendere meno, ci permettono di vivere meglio e dopo, quando una persona insomma si è ricaricata le batterie in un modo positivo, forse è più probabile che restituisca un sorriso, che stia meglio con se stessa e con gli altri. Questo è fondamentale nella nuova residenzialità. Il centro Motoria di Ecovillaggio Montale nei suoi primi 12 mesi di attività ha fatto registrare una crescita importante di iscritti naturalmente e di apprezzamento per le attività svolte. Ecovillaggio è stata una scelta intrapresa l'anno scorso dopo aver conosciuto Silvia, e una scelta che rifaremmo altre 100 volte, perché ci ha dato tanto, cioè un bellissimo posto, una zona veramente speciale, un ambiente che come palestra è un po' fuori dalle logiche classiche, una grande opportunità. Una grande opportunità per voi di lavorare giustamente, ma anche per chi viene a lavorare insieme a voi, perché in palestra si lavora. Sì, abbiamo preso il giro giusto, abbiamo tanti ragazzi qui della zona di Ecovillaggio, residenti, stanno cominciando a entrare anche altri utenti che vengono da Castelnuovo Rangone, Formigine, quindi il pubblico si sta ampliando, stanno apprezzando molto la nostra proposta di lavoro, le nostre attività di Pilates, di area fitness, quindi siamo molto contenti. Anche perché è la palestra in Ecovillaggio, ma è aperta appunto a tutti. Assolutamente sì, questo lo ribadiamo, ogni tanto qualcuno ci chiede se deve essere di Ecovillaggio per venire da noi. No, qui da noi possono venire tutti, abbiamo dai più grandi fino a 84 anni, fino ai più piccini intorno ai 12-13 anni, con il lavoro della posturale, in area fitness, e quindi veramente riusciamo a lavorare con tutti in maniera trasversale. Una crescita in perfetta sintonia con lo spirito che anima lo sviluppo di Ecovillaggio Montale. Progettualità sostenibile, innovazione e promozione della sinergia con la natura e con le risorse rinnovabili, socialità e corretti stili di vita. Non a caso stanno per nascere il caffè bistrò e il market biologico a chilometro vero. Stiamo cercando di proporre dei servizi che completino lo stile di vita sostenibile, quindi la speranza è quella di poter fare la spesa in un negozio che ti offre prodotti con l'ecodesign, agricoltura biologica, il più possibile a chilometro zero o chilometro vero, come dicevi, consumare dei pasti salubri, sani e preparati sempre in una logica di benessere della persona e del pianeta, al quale noi siamo strettamente connessi e dal quale dipendiamo totalmente. La palestra si affaccia su Piazza Pavarotti e al maestro è stato dedicato anche un omaggio nella ricorrenza del 17° anno dalla sua scomparsa. Sì, siccome Montale è stato il luogo prescelto dal Tenorissimo per la sua dimora eterna, noi ogni anno l'amministrazione pubblica organizza e Ecovillaggio sostiene un evento in memoria del Tenorissimo in una piazza a lui intitolata. L'abbiamo inaugurata lo scorso anno, è stato un bellissimo momento di condivisione con la cittadinanza e ogni anno ricordiamo questo momento con delle persone che ci fanno rivivere quella pelle d'oca che il Tenorissimo ci aveva abituato ad avere quando apriva col suo bel canto i suoi spettacoli. Avvenenza è quel dono di calcolato nel